Ad oggi la situazione è molto grave, rischia di chiudere l'unico dipartimento d'eccellenza del sud Italia e nonostante varie interpellanze e ordini del giorno fatti in giunta, ancora oggi ci ritroviamo senza una base di 300.000 euro con cui sarebbe possibile proseguire con una qualità della didattica d'eccellenza, qual è stata fino ad oggi quella del dipartimento di Alghero. Prosegue la mobilitazione da parte degli studenti del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero, che chiedono con urgenza un immediato finanziamento da parte della Regione per evitarne la chiusura. Il Dipartimento, nato 13 anni fa, ha sempre ottenuto, anche se a singhiozzo, i fondi necessari. Il 2014 è stato l'unico anno in cui la Regione non ha assegnato nemmeno un euro. Dopo la protesta nella sede del rettorato di Sassari, la mobilitazione degli studenti del Dipartimento di Architettura di Alghero si sposterà domani a Cagliari. Io sono in compagnia di Francesca Camboni di Pattada, studentessa di architettura ad Alghero. Per domani come siete organizzati e quanti sarete? Allora, domani abbiamo organizzato due pullman, uno piccolo oppure tre pullman grandi. Siamo circa 180 persone, tra cui studenti, tutores, ricercatori, assegnisti. Abbiamo anche l'appoggio del sindaco e del direttore della facoltà. Andremo lì con striscioni, con cartelloni che sono stati creati in questi giorni in facoltà. Per diverse ore siamo molto determinati, sono fiduciosa. Come vivete voi studenti questa situazione di un futuro incerto? Allora, noi studenti siamo arrivati per la maggior parte da fuori, quelli di Alghero, i ragazzi di Alghero sono veramente pochi. Ci dispiace, ci agita il fatto che tanti di noi sono arrivati in una scuola di eccellenza e adesso ci minacciano che appunto c'è il rischio di essere chiusa. I corsi continuano, però ci sono tante difficoltà e soprattutto alcuni servizi per voi sono stati sospesi. Sì, non solo sospesi, anzi non sono mai esistiti. Noi non abbiamo casa dello studente, non abbiamo mensa universitaria, non abbiamo servizi sportivi, non abbiamo servizi sanitari e sono tutti servizi che un'università dovrebbe avere. È per questo che noi diciamo di essere una sede decentrata, è un fatto. Da ieri è partita anche una raccolta firme. Sì, esatto. Finora abbiamo raccolto tante centinaia di firme e speriamo che vada avanti. Siamo fiduciosi, dai.